Scontro al passaggio a livello in Gran Bretagna. Un treno passeggeri investe un'autobotte che non si ferma all'alt. 21 i feriti. Sentiamo il corrispondente Stefano Tura. Una strage evitata di un soffio, quando verso le 19:30 il treno della National Express in viaggio da Sudbury a Maxtane, nel Suffolk, ha percorso il passaggio a livello di un terreno privato, si è trovato di fronte un'autocisterna intenta ad attraversare la linea ferroviaria. Nello scontro violentissimo 20 persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave. Uno di questi è l'autista del treno, che ha riportato una frattura alle vertebre, mentre quello dell'autocarro, un 38enne di nazionalità polacca, è in stato di fermo con l'accusa di avere compromesso la sicurezza ferroviaria. Per fortuna si trattava di un treno locale con solo due carrozze e una ventina di passeggeri. L'autocisterna, del peso di 44 tonnellate, si è spezzata in due nella collisione, spargendo sulla strada il proprio carico di liquami fognari, mentre uno dei vagoni è uscito dai binari. I primi soccorsi sono stati portati dai residenti locali. Il passaggio a livello si trova dietro ad un cancello chiuso. Per attraversarlo occorre avvertire il custode affinché faccia scattare le procedure di sicurezza, avvertenze ignorate dall'autista polacco. Negli ultimi 10 anni sono stati più di 30 gli incidenti ferroviari nel Regno Unito, la maggior parte dei quali si è verificata ai passaggi a livello.